Ben ritrovati con i programmi di Piave TV. Oggi è il nostro gradito ospite il giornalista, scrittore e poeta Armando Mondini, che argomenterà, pensate bene, sui segni misteriosi di una Venezia denominata città, donna e amore. Caro Mondini, siamo di fronte a qualcosa di veramente diverso su quello che vogliamo raccontare di Venezia. Vogliamo dire cose completamente diverse oppure ci attardiamo sulle cose che accadono tutti i giorni? Allora, Venezia è diventato negli ultimi anni una moda terribile che quasi tutti ne vogliono parlare, quasi tutti indicano luoghi nascosti, misteri e tutte le cose più possibili e impossibili. Io quasi non vorrei parlare dei segni misteriosi di Venezia, perché non vorrei diventasse una cosa troppo comune. Anzi, se sono misteriose non bisognerebbe parlarne troppo. Però, se c'è un luogo al mondo dove il mistero esiste dalla sua nascita e è impermeato con la città, c'è niente da fare, è Venezia. Allora, due cose le possiamo dire, dare un'indicazione, ma non per attrarre chissà chi, chissà cosa, soltanto per dare un segno e poi se da questo segno qualcuno è interessato, da solo può scoprire e anche se è predestinato, perché non è detto che anche se è interessato li possa scoprire. A me nei lunghi anni passati a Venezia, diciamo, è capitato casualmente. E poi c'è un'altra strada, quello degli studiosi, di quelli bravi, degli storici, che hanno fatto anche delle ricerche sui segni magici trovati a Venezia o sui segni diversi. Io parlerò un po' di quelli che ho trovato io e qualcosa che mi ha colpito. A proposito, vorrei farti un piccolo momentino di riflessione. Venezia è sempre considerata una capricciosa aggregazione di isole, nel senso che di isole ce ne sono tante, così come ci sono tanti ponti, così come c'è tanta possibilità di interpretazione diversa. È sicuramente un meraviglioso mondo dove l'arte campeggia dappertutto. È veramente, lo possiamo dire con tranquillità, un museo a cielo aperto. Ma anche, e questo è bene sottolinearlo, la sua storia non è una storiella breve, dove magari alcune persone si sono prese, è millenaria. E ancora oggi, nonostante, diciamo, il buon Napoleone abbia creato qualche problemino. Il buon Napoleone per modo di dire, ancora oggi lei è capace di dare a noi segni, talvolta, come dicevi tu, magici e probabilmente, non proprio facilmente, da scoprire. Sì, allora, l'argomento è vastissimo, è come tutte le nostre interviste, noi non le prepariamo, certo. Ma ne avrei da dire e ne ho da dire, ovviamente causa tempo, devo così adesso trovare, stringere un po', stringere moltissimo. Allora, partiamo da una cosa che credo, io non ho mai sentito. Venezia è misteriosa anche per i suoi 217 campielli. Per esempio. 217 campielli, una cosa incredibile, cosa c'entra col mistero? Dentro ogni campo c'è un mistero, dal nome che è capibile, leggibile, a tutta la vita che si è svolta dentro sti campielli. Ed è una delle cose che al foresto o anche a qualche veneziano è sfuggita, che ci passa, vede il campo ma non nota il campiello, anche se è scritto campiello col nome. Questo è un mistero. Del resto, da scoprire, certo. Che è un mistero, se lo dico io, comunque sarebbe la mia interpretazione, perché l'interpretazione architettonica, artistica e storica c'è, è un campo più piccolo, proprio in maniera sintetica. Nonostante tutto, la parola campiello ha un suo significato ben preciso. Certo, è un campo più piccolo. Ecco, quindi un campo nel quale però si sono operate talvolta anche strane occasioni. Beh, me ne viene in mente una, a teatro Coacarega.
Bravissimo, per esempio. Bravissimo. La maggior parte o la totalità o la quasi totalità di veneziani fino ai primi del Novecento viveva la sua vita solo nel Campiello, senza neanche andare a San Marco, senza neanche andare a San Polo, senza neanche andare a Rialto. E là si svolgeva tutta la sua vita. Scendeva dalla sua casa, chiacchierava, le donne lavoravano i ferri, altre cose, fuori mangiavano. Quella era la vita del veneziano, di molti veneziani di quell'epoca, più che nei campi, nei campielli, il vero cuore di Venezia. E questa mi sento quelle di dire... Quelle che diremmo oggi le periferie? No. No. Non periferie. Un mistero di Venezia. Adesso ci si passa davanti e difficilmente si notano, difficilmente le persone si domandano cos'è un campiello, non li vedono nemmeno, non li vedono nemmeno. Non sanno neanche cosa sono. E quindi, diciamo... il mistero sta in questo, non si vedono ma ci sono. Questo credo sia una cosa che mi sento felice di aver detto adesso qua. Quindi la vera storia, o meglio la storia della quotidianità, non la vera storia perché nessuno ha in mano niente di particolare per poter dire questa è la vera storia, ma la storia della quotidianità è scritta sostanzialmente nei campieri. Quindi dunque inizio eti diventano i momenti, diciamo, di pause di riflessione. Certo, perché nell'inizio eti c'è scritto, sono scritte in gran parte le attività che si svolgevano e dimostra la situazione anacronistica che c'è adesso, che Venezia è diventata un museo e lo diventerà purtroppo a breve, senza scendere in particolare di questa scellerata politica moderna. Qualche volta però credo che si svegli la nostra Venezia dal suo sonno, che spesso è un sonno ristoratore probabilmente per tutto quello che sta accadendo di non proprio bello, una Venezia che è diventata veramente una Disneyland, o mi sbaglio? È tristissimo questo nome, ma è così. Comunque, adesso provo a farti una riflessione velocissima. Però ancora oggi il ruolo delle donne a Venezia è fondamentale. Ma permettimi di avere un'idea leggermente diversa. Il ruolo delle donne a Venezia è stato fondamentale, diciamo, per tutta la vita della Repubblica Serenissima. Le donne avevano ruoli, potevano ereditare, uniche, certo, in tutto il mondo di allora. Certo. Per esempio, facevano le padrone di casa importanti, tenevano alto il nome della famiglia quando i mariti e i figli erano a via anni primari o militari, oppure nei possedimenti dell'impero veneziano, erano molto libere, molto libere, oggi chiameremo modernissime, stupende, molto molto importante il ruolo della donna della Venezia antica, molto importante. Adesso, sai perché forse no, non ci sono più. Non ci sono più abitanti, ho paura che sia, e quindi la donna spopolata completamente, esatto, Venezia, nonostante, quindi, diciamo, i suoi ormai 40.000 abitanti? Sì, diciamo il centro, sì. Pensa che, notizia di questi giorni, i posti letto per turisti hanno superato i numeri di quelli dei residenti. Vabbè, comunque, insomma, con il suo fascino intramontabile, Venezia continua, talvolta però, ad essere lei stessa protagonista di qualcosa che è accaduto e ancora oggi non sappiamo perché è accaduto. Non lo so, questa magia di saper far velo anche sulle cose più importanti. Parecchie isole, per esempio, di Venezia non ci sono più. Non ci sono più, alcune sono abbandonate, alcune di queste abbandonate sono state comprate per fare affari, per fare ancora sui resti degli antichi monumenti, degli antichi conventi, per fare alberghi di 5-6 stelle, e chi più ne ha più ne metta, si sta snaturando, però ci sono. Quelle sparite rimane traccia nella laguna, nelle acque che le rispecchiano. Sono balene magari ancora. Sono le velme che si vedono. Sì, diciamo, che si ritornano a essere velme o balene. Certo, certo, sì. Che si vedono, diciamo, quando l'acqua è bassa, oppure quando l'acqua è più alta si vedono dall'alto, anche dalla barca, o meglio ancora dall'aereo. Per chiudere vorrei una tua idea su quel famoso ritrovamento di mattoni
al largo della laguna. Beh, sono, immagino che tu ti riferisca ai mattoni del campanile di San Marco, certo. Che sono stati scoperti da un mio amico anni fa, e con accurate, diciamo, accurati strumenti, accurate ricerche storiche, sono stati certificati come i mattoni del campanile di San Marco. Che nel 1902, insomma, è andato giù come un peragnocco. Certo, però la cosa bella, e c'è anche una bellissima storia, però magari un'altra volta la raccontiamo, quando sono stati portati su delle chiatte al largo del Lido, sì, per essere sepolti. C'è stata una cerimonia. Bravo. E aveva tutto il fascino, il senso, dico fascino perché era importante, di un seppellimento, di qualcosa di incredibile. Ed è stato fatto questa cerimonia che ricorda molto le cerimonie pagane. Carissimo, siamo alla fine del nostro ragionamento, il tempo è inesorabile, ma loro lo sanno, ci si rivedrà tra non molto.